Salve a tutti da Chef Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina. Oggi un piatto di carnevale. Vi lascio agli ingredienti e alla preparazione. Per i nostri galani veneziani ci serviranno 300 g di farina 00 o manitoba, 75 g di farina 00, 45 g di burro, 45 g di zucchero semolato, 135 g di uova all'incirca 3, 38 g di grappa, 3 g di sale, la buccia di un'arancia e la buccia di un limone, zucchero a velo e un po' di zucchero semolato per guarnire e olio per frittura o un girasole o un'arachidi. Prima cosa, alle nostre uova aggiungiamo la buccia grattugiata del limone e dell'arancia. Incominciamo a girare un poco. E poi ci mettiamo anche il nostro pizzico di sale. Vi ricordate i 3 grammi? Bene, sbattiamolo bene. Perché abbiamo messo i nostri agrumi nell'uovo? Perché il grasso dell'uovo farà esaltare ancora di più gli oli essenziali che sono presenti nella nostra buccia di agrumi. Adesso, dopo averla sbattuta bene, lasciamo questa nostra emulsione di uova, bucce di agrumi e sale per un 10 minuti a riposare. Ecco qui, nel frattempo che si riposa per 10 minuti, noi ci setacciamo le farine. Perché setacciare le farine? Perché così le areggiamo e diamo una consistenza diversa al nostro impasto. E poi, se ci sono eventuali corpi estranei, così li rintracciamo. Alle nostre farine setacciate aggiungiamo lo zucchero, il nostro burro ammorbidito. Vedete, è morbido ma non sciolto del tutto. Poi aggiungiamo le nostre uova con il sale e le bucce degli agrumi. Giriamo un poco. E adesso aggiungiamo anche la nostra grappa. Ed ora dobbiamo impastare. Lasciamo il nostro mestolo, il nostro cucchiaio, e impastiamo con le mani. Ci servirà anche della farina di supporto poi per poter lavorare un poco sul nostro piano di lavoro, ma non tantissima. Prendete la farina che è ancora sotto, che non si è ancora aggiunta al nostro impasto. Leviamoci l'eccesso dalle mani in questo modo, così non leviamo niente del nostro impasto, recuperiamo tutto. Adesso che abbiamo pulito le mani, prendiamo il nostro impasto da sotto, perché come abbiamo detto c'è ancora la farina, e lavoriamolo. Noterete che il nostro impasto non è morbidissimo, ma è giusto così, perché dobbiamo poi stenderlo e quindi ci fa gioco il fatto che non sia troppo morbido. E incominciamo a lavorare. C'è un odore di agrumi, di grappa, non potete immaginare, solo quando le farete vi renderete conto di come sono profumate queste
chiacchiere, che poi questi sono i galani perché hanno come caratteristica il fatto di avere la grappa e non avere né il limoncello né marsala e neanche rum. Perché la grappa nel Veneto la fa da padrona. Continuiamo così fino a quando non ce la siamo ben lavorata. Alla fine vi risulterà così, non liscissimo, ma sarà pronto quando non attaccherà più al vostro ripiano. Adesso lo mettiamo in pellicola e lo facciamo riposare per un'ora. Ecco qui, a temperatura ambiente. È passata un'ora. Io mi sono preparata la macchinetta della pasta, ci servirà per la sfoglia, per farla molto sottile, potete tranquillamente farla a mano, ci vorrà un po' più di tempo, ma il risultato, se la fate sottilissima, sarà lo stesso. Farina 00, un di questi vassoi in acciaio o qualsiasi altra cosa abbiate per poggiarle, una volta che le abbiamo preparate, e possiamo cominciare a realizzare. Mettiamo un po' di farina sulla nostra spianatoia, sul nostro piano di lavoro per intenderci. Adesso ce la lavoriamo un poco, ma non più di tanto, tanto comunque la dovremmo mettere nella macchinetta. Se voi non la mettete nella macchinetta, e allora vi conviene lavorarvela un poco. Ok, poggiamo qui, ce la copriamo, se non si secca, e incominciamo a metterla nella nostra macchina. Un po' di farina. Ok, e adesso mettiamo il medio, diciamo a me è al numero 4, ora a 5, un altro poco di farina, ora mettiamo a 6 e l'ultimo step è 7. Per praticità io me la taglio in due e metto all'ultimo step, che è 7, nella mia macchinetta, quindi diciamo quello più stretto. Ecco qui, facciamo così, così, così e così. Poi ci facciamo due taglietti in mezzo, in questo modo che si apre, e ce li poggiamo sul nostro vassoio. Prepariamoci tutta la nostra postazione per friggere: la nostra padella con abbondante olio, carta assorbente su un vassoio con una di queste pinze, oppure potete usare un cucchiaio e una forchetta per girare, e le nostre chiacchiere. Quindi ci creiamo tutta la postazione. Io mi sono già preparata un miscuglio di zucchero semolato e zucchero a velo. Incominciamo a friggere. Olio a 175. L'olio è bello caldo, io già ho fatto la prima frittura e adesso faccio vedere anche a voi, ma insomma la frittura è frittura, queste però si cuociono molto velocemente, quindi state attenti. Ecco qui, bollose come vedete, fatene un po' alla volta così siete sicuri che non si brucino, giratele. Se l'olio si sporca, vi suggerisco di cambiarlo.
continuiamo così fino a quando non le abbiamo fatte tutte. Fatele raffreddare un poco prima di mettere lo zucchero, perché se no si ammollano. Quindi facciamole raffreddare e poi mettiamo lo zucchero. E io continuo. Una volta cotte, fatte un poco asciugare dell'olio, mettiamo un poco di zucchero e delicatamente le giriamo. Io, vedete, le ho messe tutte quante in un vassoio bello grande. Questa è la quantità che viene con quello che vi ho dato come ingredienti, quindi abbastanza. Ecco. Mettiamocele, guardate, sono croccantissime. È buonissime. Ok. Un'altra bella spolverata di zucchero a velo e zucchero semolato e sono pronte per essere servite. Ecco i nostri galani pronti per essere serviti. Buon carnevale a tutti! Il nostro piatto è terminato, vi lascio e alla prossima ricetta!